qua finalmente è imminente la festa di San Valentino e quindi per voi ho realizzato una decorazione unghie veramente semplice e velocissima. Vi lascio direttamente alla decorazione, un bacio e a dopo. Applichiamo come base uno smalto rosa antico. Io l'ho già applicato su tutte le unghie, su questo qui ne ho fatto solo una passata e quindi adesso andrò ad applicare la mia seconda passata perché voglio che sia molto molto coprente. Come vedete con due passate diventa davvero davvero coprente. E lasciamo che si asciughi per bene. Ora quello che ci occorre è uno smalto violetto o glicine. Ne prendiamo un pochino e per comodità lo applichiamo sulla carta argentata oppure vabbè, su un foglio di carta normale. Poi ci occorre un bastoncino come questo, che sono di quelli proprio per decorazioni, che sono leggermente più grandi di uno stuzzicadenti normale. Andiamo ad intingere la punta del bastoncino nello smalto e andiamo a creare la nostra decorazione. Vogliamo creare dei piccoli cuoricini per rimanere in tema San Valentino. Quindi procediamo in questo modo. Successivamente, dopo aver realizzato questi cuoricini, andremo ad applicare giusto dei puntini, così. Non so se sentite, questa volta però vi assicuro non è Aki che sta abbaiando. Ed ecco fatto, questa è la decorazione che ho voluto realizzare, una decorazione molto molto soft, però comunque abbastanza romantica. Io, come su quest'altra mano, ho preferito non realizzarla proprio su tutte le unghie, ma soltanto su alcune. Voi se volete potete realizzarla anche su tutte quante. Quindi terminiamo applicando il top coat per far sì che il nostro smalto ci duri per più tempo. Ecco fatto. Ecco fatto, come al solito è semplice e veloce. Spero che vi sia piaciuta la mia idea e nulla al prossimo tutorial. Un bacio, ciao!